Il Kazakistan ha votato per il rinnovo del Parlamento. Queste legislative anticipate apriranno la Camera bassa per la prima volta anche al secondo partito classificato. Si attendono poche sorprese però. La formazione del presidente Nursultan Nazarbayev, Nur-Otan, è stata data per favorita con un margine schiacciante e tra i 7 partiti in lizza soltanto uno è ufficialmente di opposizione, quello socialdemocratico. Lo status del Parlamento dovrebbe essere migliorato. La parola deputato dovrebbe diventare rispettabile nella società, in modo che non sia più sinonimo di lobbista per un certo gruppo di oligarchi. La parola deputato dovrebbe diventare di dominio comune, in modo che i cittadini possano risolvere i propri problemi ricorrendo ai deputati. Nessuna elezione finora è stata considerata libera dagli osservatori internazionali. Anche in questa occasione l'opposizione ha denunciato brogli, aggiungendo di essere stata penalizzata per i tempi ridotti della campagna elettorale. Le consultazioni, indette 6 mesi prima del previsto, giungono in un periodo complesso per il regime, alle prese con il malcontento degli operai del petrolio. E lo sciopero del 16 dicembre è terminato in un bagno di sangue.